Ci troviamo oggi presso il poliambulatorio Gisa e stiamo effettuando un intervento chirurgico di biopsia testicolare su un paziente che presenta una azoospermia. Questo prelievo ci permette di crioconservare gli spermatozoi ai fini poi di una PMA, cioè una fecondazione artificialmente assistita. Adesso stiamo facendo, vi ho fatto un prelievo testicolare in un paziente affetto da infertilità di coppia per andare a recuperare la parte di spermatozoi e fare poi una fecondazione assistita. Quindi il prelievo, diciamo, testicolare direttamente fatto sull'organo consente in casi ovviamente di pazienti con problematiche severe di infertilità, di andare a recuperare appunto spermatozoi e permettere poi l'impianto diretto nella donna e quindi diciamo consentire la fecondazione assistita nei pazienti che non riescono a produrre spermatozoi ovviamente a fresco, quindi tramite eiaculato. L'intervento dura circa 15 minuti, 10 minuti a testicolo, generalmente preferiamo appunto effettuare un prelievo sia nel testicolo di destro che nel testicolo di sinistra, quindi è una procedura mini-invasiva che consente appunto di andare a prelevare gli spermatozoi direttamente dal testicolo per un totale di 20 minuti, 25 minuti. Viene effettuata quindi in day hospital, il paziente va a casa e è dismesso direttamente. I punti poi diamo dei punti assorbibili, quindi non è necessario poi la rimozione e quindi è consigliato solamente il riposo per la giornata dell'intervento e poi il paziente può tornare alle attività lavorative anche il giorno dopo l'intervento chirurgico. Questo è un problema che negli ultimi anni è aumentato notevolmente, tant'è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha dichiarato come un problema sociale. Una coppia su cinque ha difficoltà a procreare.